Ciao. Ciao. Nome? Ilaria. Chiara. Età? 22 anni. 26 anni. Dove prestate servizio civile? Presso l'ufficio turistico del comune di Bra. Ciao. Ciao. Nome? Francesca. Età? 24. Dove presti servizio civile? Museo di Scienze Naturali di Bra. Ciao. Ciao. Nome? Filippo. Età? 25. Dove presti servizio civile? Presso il Museo Civico di Palazzo Traversa del comune di Bra. Ciao. Ciao. Nome? Chloe. Noemi. Età? 23. 27. Dove prestate servizio? Biblioteca civica. Quale attività che svolgi? Mi occupo di accoglienza dei turisti nel front office e collaboro nell'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni, sia da un punto di vista pratico che anche da un punto di vista prettamente organizzativo. Ti trovi in un ambiente stimolante? Sì, mi trovo molto, molto bene con i miei colleghi, un ambiente molto stimolante, sono quasi tutti molto giovani e questo ufficio mi permette di svolgere un sacco di attività differenti e ha arricchito molto il mio bagaglio di esperienze. Rifaresti l'esperienza del Servizio Civile Nazionale? Sì, lo rifarei e lo consiglierei perché è stata un'esperienza che mi ha permesso di sperimentare i miei studi di design e è stata molto stimolante. Perché hai scelto di fare Servizio Civile Nazionale? Perché il progetto proposto da Palazzo Traversa era inerente a quello che è stato il mio percorso di studi di laurea e in storia. Quali sono secondo te gli aspetti positivi e negativi del servizio civile? Gli aspetti positivi sicuramente sono che fai una nuova esperienza lavorativa, impari un lavoro per la durata del tempo comunque di un anno, quindi ti dà una preparazione tale da poter magari entrare nel mondo del lavoro, soprattutto se sei alla prima esperienza lavorativa. Gli aspetti negativi, nel mio caso non ci sono stati, non so, qui è così soggettiva. Cosa ti porterai dietro una volta finito il Servizio Civile Nazionale? Come parlare in modo più veloce con i clienti, utilizzare molti programmi che utilizziamo o anche per esempio scegliere un libro della letteratura italiana, inglese, che prima non lo sapevo identificare. Un saluto. Ciao. Ciao. Un in bocca al lupo per il nuovo servizio civile 2019. In bocca al lupo a tutti quanti. In bocca al lupo ai futuri servizi civilisti. Un in bocca al lupo ai nuovi ragazzi che affronteranno il servizio civile nel 2019. In bocca al lupo.